Buongiorno ragazze, benvenute in questo nuovissimo vlog. Ho lasciato Fede a scuola, sono andata in posta a fare la famosa commissione e stamattina giacchetto perché faceva abbastanza freschetto. Poi sicuramente più tardi invece arriverà il sole più caldo, però stamattina l'aria non è affatto calda, quindi ho preferito evitare le prime influenze da estate che a me solitamente arrivano, e quindi ho detto vabbè, copriamoci che è meglio, se si può sempre scoprire in caso. E niente, adesso sto andando a casa, ho fatto questa commissione veloce, oggi c'è anche il mercato, quindi sono stata molto fortunata con il parcheggio, perché quando c'è il mercato è un po' più complicato. Dovrebbe esserci già a casa l'elettricista, perché volevamo chiedere un paio di informazioni, e poi niente, sto aspettando con ansia i corrieri, come vi dicevo nello scorso vlog. Uno dovrebbe arrivare tra le 10:30 e le 2:30, e quindi magari ve ne parlo già in questo video, così non vi faccio insomma attendere più di tanto. E invece il mio acquisto compleannoso arriverà probabilmente tardi, quindi non so se riuscirò già a farvelo vedere, dipende a che ora arriverà, perché mi dà consegne entro le 22, come solito di Amazon, insomma. Quindi a volte capita che mi dice consegne entro le 22, difficilmente arriva poi alle 22, però boh, non si sa. E niente, quindi direi che ci vediamo poi dopo a casa. Poi oggi devo uscire e portare l'abito di Riccardo in tintoria, appunto in previsione poi di domenica, così siamo già a posto e basta. Tanto penso che un paio di giorni e ce lo ridiano, penso per venerdì, perché oggi è martedì, anche giovedì volendo. Adesso poi mi informo bene e vediamo un attimo. Ci vediamo tra poco. Visto il furgoncino anche dell'elettricista, quindi è arrivato anche lui. Speriamo che Pubi dorma ancora, così lo lascia parlare in pace. E niente, devo assolutamente andare a prendere altre due surfine. Si vede troppo il buco, non mi piace. Poi le prenderò sperando abbiamo proprio quei colori, perché boh. Andiamo. Andiamo. Grazie, mamma, papà sono qui e Fede è a scuola per le amici e Fede è più forte e io anche sono più forte e Fede mi congela il fuoco e io mi sono congelata il ghiaccio perché io sono andata sulle cime con mia nonna e anche con mamma e papi. E adesso cantagli sì, lo so che ti viene bene, vai. E poi che
piace la campanella e ciao. Un bacino. Ciao. Allora, visto che mi isolo qua praticamente in camera perché devo fare un po' di roba, quindi mentre Riccardo intrattiene Bubi, visto tutte le commissioni che già abbiamo dovuto fare stamattina, mi devo proprio sbrigare a stirare perché poi mi si sta di nuovo accumulando roba, cioè veramente in quattro proprio le lavatrici vanno, che è una meraviglia, e oggi ne devo fare altre, quindi altre due almeno. Spero di farcela. Comunque adesso mi svuoto lo stendino. Tra l'altro ho lavato la maglia di mamma, quella di Minnie, non vedo l'ora, magari domani la metto. E quindi mi stiro questa, mi stiro le cose dello stendino, così lo svuoto subito e poi mi inizio a stirare le cose che ho accumulato lì. Non mi viene da piangere. E devo ancora fare il letto, un po' di cose. E ci tenevo a dirvi, perché poi mi sono dimenticata completamente di dirvelo nello scorso vlog, vi avevo parlato del fondotinta, quello Wonder Woman. In tantissimi avete scritto sia in privato su Instagram che sotto al video di che fondotinta si trattasse, perché lo volevate acquistare. È un fondotinta di Kiko, ragazze, lo trovate scontato. Io ogni volta sento la macchina passare, sono con l'orecchio teso in attesa del corriere. Lo trovate sul sito Kiko. Andate, perché io ieri, dopo avervi detto questa cosa, ho fatto l'ordine, ragazze. Ne ho presi due, perché oltre a rimanere senza, mi piace talmente tanto che lascia proprio un effetto velluto coprente ma non pesante, quindi va bene per questa stagione e ha un profumo idilliaco veramente, a differenza dei classici Essence che sanno di niente o sanno addirittura un po' di con l'odore di plastica. Questo ha proprio un buon profumo e Kiko è indubbiamente meglio. Quindi andate a vedere sul sito, l'ho trovato a 5 euro, 5,30 euro, una cosa del genere, ne ho presi due. E per come sono chiara io, quindi se siete come me, adesso vi faccio vedere magari un po' più alla luce, ma ormai mi conoscete, io sono molto molto chiara, mi serve ed è perfetto per me il color porcellana, quindi il numero 2 se non mi sbaglio, però ci sono diverse colorazioni, andate a vedere, non è una collaborazione, magari ho fatto proprio un ordine. Tra l'altro se superi i 25 euro se non sbaglio è la consegna gratuita, quindi ne ho approfittato per prenderne due fondotinta, poi ho preso una matita sopracciglia che mi vanno come l'acqua e ne ho solo più una, e poi ho preso, non mi ricordo, forse un mascara, mi farò un mascara super volume, sempre della linea Wonder Woman, da provare, non l'ho mai, visto che mi trovo bene col fondotinta, ho voluto provare. Niente, quindi ci tenevo a dirvi questo, se mi ricordo, insomma vi lascio il link diretto al sito Kiko, ma vi basta scrivere www.kiko.com, una cosa del genere, sito ufficiale di Kiko e trovate tutto lì, potete pagare anche con PayPal, io mi trovo bene con PayPal. E boh, vado a spicciarmi tardi. Ragazze, dopo ore ed ore di stalking dalla finestra, no scherzo, vi ho fatto anche una story un po' divertente su Instagram, tra l'altro se non mi seguite, seguitemi, mi trovate, lo scrivo anche qua, Robertina YouTube, molto semplice, ogni tanto metto qualcosa sulle storie, su come poste, insomma vedete anche qualche foto di Aaron. E comunque è arrivato il primo pacco che stavo aspettando, il primo dei due. Già solo la confezione la guardo e dico wow. Allora, praticamente, per chi di voi mi segue, intanto vi faccio vedere cos'è, non vi lascio troppo sulle spine. È la DJI Pocket 2, che mi piaceva da quando è uscita praticamente, però ovviamente non ho fatto l'acquisto perché avevo già un Osmo Pocket, la 1, che purtroppo mi si è sfracellata al pavimento. Per chi mi segue da tempo, ormai da anni praticamente, saprà che questo Osmo Pocket, poverina, ne ha, da quando mi conosce, quella vecchia, ne ha sopportate di ogni, dopo ve la faccio vedere. Ho provato di tutto, però veramente non ce l'ha proprio fatta. L'assistenza, non essendo più coperta, a parte che per danni accidentali o fai un'assicurazione apposita, e se con questa va tutto bene, che funziona, non mi dà problemi con lo scaricare le clip, adesso voglio provarla prima bene, farò un'assicurazione che costa veramente pochi euro, sarà una ventina di euro, per 2 anni copertura anche a danni accidentali, perché con la bambina, non lo so ragazze, cioè veramente sono
prodotti che costano. L'altra volta l'ho presa usata, questa volta per il mio compleanno con soldini, cosine, eccetera. Buoni Amazon, sono riuscita a prendermela. Però voglio farle un'assicurazione questa volta se la terrò perché quando mi si è rotta l'altra veramente mi è venuto un fegato grosso così per la disperazione perché comunque non costa proprio poco, ecco, quindi questa volta ho avuto qualche aiuto per il compleanno e sono contenta di averla presa. Mi ha aiutato anche Riccardo, quindi insomma. La uso alla fine per voi, per il canale su cui ci sono sopra da anni, quindi ci sta, no? È un investimento che ci sta. E niente, io direi che adesso la apriamo insieme, non vedo l'ora. Quasi mi dispiace toglierle il cellophane perché, ragazzi, sapete, non mi posso permettere tanto, quindi quando ho una cosa mi batte fo forte il cuore, anche perché è proprio bella, quindi spero davvero non ci siano problemi. Perché ho sentito ultimamente che con l'Android, non lo so, devo un po' capire. E quindi speriamo e andiamo ad aprirla. Vi faccio uno spacchettamento ASMR che io quando li vedo proprio oh, la bava alla bocca. Quindi spero vi piaccia anche a voi. Ci mettiamo qua tranquille, scusate i panni, ma stamattina ho stirato. E la apriamo insieme, anche se io la terrei così, così incelofanata per sempre. Vabbè, andiamo ad aprirla. Oh. È praticamente un rosa. Bellissima. In video sembra bianca, ma in realtà è proprio un rosa. È proprio vero quando dicono che è un color tramonto. Davvero, davvero. Mamma mia, che profumo di nuovo! Già qua è diversa dall'altra. Non ha più il gancetto, ha la vitina e anche internamente è diversa. Poi il pulsante di accensione è qua. Invece prima era qui, era questo qua. Bellissima. Adesso magari prima di tirare fuori tutti quanti gli accessori. Ma qua cosa c'è? Qua dovrebbe esserci il cavetto. Sì, infatti. E gli adattatori, che tanto uno mi serve sicuro. Non è questo. Ah sì, è questo qua. Così evito di aprirli tutti. E vado, prima di aprire tutto, vado a provarla. Volevo evitare di togliere tutte le pellicole, perché se poi non va bene, c'è qualche problema. Vedete, mi dice di collegarlo al mio smartphone, quindi lo faccio subito. Ok ragazzi, ho fatto l'installazione, sono contentissima perché tramite il sito della DJI sono riuscita a scaricare sul telefono l'app, perché purtroppo su Play Store non è più presente, quindi bisogna farlo dal sito ufficiale e sono contentissima, ho proprio il terrore di non riuscirci, quindi ufficialmente tolgo, aiuto, la pellicolina. Ora posso togliere tutto tutto perché, ops,
Vi dicevo, ufficialmente posso togliere tutte le pellicoline perché appunto la terrò, quindi non andrò a restituirla come temevo e quindi sono ancora più felice. Adesso volevo cambiare questo. Vabbè, adesso intanto apro tutto, spacchettiamo tutto. Allora, qua c'è. Aiuto, l'hanno incollata benissimo. Aspettate che mi metto un po' alla luce perché sono in una posizione un po' così. Ah, ok. Questa è, diciamo, la prolunga, quindi sarà ancora più comodo. Dava il Bluetooth. Bluetooth wifi, insomma, adesso devo guardare bene, non mi ricordo. Poi qua c'è il joystick, sì, il cursorino, insomma, io lo chiamo joystick perché mi ricorda un po' quello della Play per direzionare appunto i filmati. Quindi questo base lo metto via perché tanto mi sa che terrò sempre questo qui, che è più comodo. Che carina! C'è anche un tastino in più per girare l'osmo. Poi tra l'altro l'accensione è qua, anche questo devo togliere. Aiuto, aspettate. Chi ha l'osmo 1 non... Praticamente l'accensione era davanti. Ok. Poi cos'altro? Vabbè, qua ci sono, scusate la luce, è un po' strana, ma vabbè, saranno uno degli ultimi video brutti. Poi con il prossimo, con l'osmo, ci divertiamo. Questo lo metto qua. Invece in questa scatolina qua ho intravisto prima che c'è il laccettino, ci sono tutte le cosine carine. Queste sono super comode. L'accetto ha un colore bellissimo, veramente veramente bello. Sai che qua questo è comodissimo, specie se si va a fare delle passeggiate, delle cose, è super comodo da quello che ho visto in un video, però lo utilizzerò principalmente quando siamo in passeggiata. E poi c'è il suo laccettino normale come c'era nella 1, solo che oggi il cavalletto non collabora, scusate le riprese un po' da mal di mare. Questo qui dove si attacca? Boh. Devo ancora capire bene, mi devo guardare qualche video. Allora, questi penso vadano tutti via. Sì. Poi qua c'è lo spazietto se poi prendi la lente. Quindi questo dove lo metto? All'osmo direttamente? Che bella la scritta osmo, nell'altra non c'era. Ragazzi, io però non vedo... Non vedo spazietti. Adesso guardo, provo a guardare nella foto, in qualche foto, nelle istruzioni, aspettate. Niente ragazze, io sono super emozionata per questa cosa. È bellissima, gli ho messo anche la parte più lunga. Ha un sacco di cose diverse che non aveva prima, già solo l'accensione che è qui di lato, come vi dicevo, fa un movimento diverso. Mi fa effetto riaverla. Perché veramente è stato proprio un incidente e mi piangeva il cuore non averla più. Però questa qua, poi questo rosa tramonto è qualcosa di meraviglioso. Poi il follow funziona molto meglio rispetto alla 1, cioè finalmente mi segue proprio in ogni movimento. Prima mi perdeva ogni tanto. E quindi niente, ragazze, io tra poco devo andare a prendere Fede a scuola. Devo andare a portare il vestito di Riccardo in tintoria, quindi io chiudo qui questo vlog, ho messo in carica l'osmo, così il prossimo vlog sarà girato con la nuova macchinetta.
e adesso vado giù nella vecchia Osmo, che tra l'altro ve la faccio vedere perché mi sa di saluto, no? Un addio. Intanto devo prendere la micro schedina, ve la faccio vedere Mamma, un'ultima volta. dov'è essa? Eccola qui, ragazze. La mia compagna di avventure, che comunque a vederla così, cioè, era perfetta, avevo trovato proprio un'occasione e ve la faccio vedere, guardate, accendendola, si accende ancora, ma fa lo scatto male, rimane tutta storta e poi il touch, vedete che è morto perché è cadendo. Poi vedete qua che è dove mi è caduta. Non ce l'abbiamo ancora, amore. Io e papà lo troviamo, te lo prendiamo. E quindi niente, quando ho sentito la DJI, appunto, mi hanno sparato un prezzo per riparare il touch, che in realtà il problema è il touch e la gimbal qua, perché vedete che sta tutta storta. Vedete, adesso non dovrebbe stare su, dovrebbe stare dritta e fa tutti degli scatti, vedete, strani. Cioè si blocca e quindi non gira bene, non fa più. E quindi cambiare la testina e cambiare questo sono le parti ovviamente più costose, perché poi il resto è batteria e microchip, che sono la cosa che costa meno. Quindi cambiare la gimbal, che è la parte più delicata dell'Osmo, e lo schermetto la compravo nuova allo stesso prezzo, cioè non ha nessun senso. Cioè vedete che non frena neanche più da spenta. Questo non va bene, cioè da spenta dovrebbe stare fissa, così, dritta. E invece è morto il coso dentro. E vabbè, si è fatta anche un bel volo, ragazze, quindi niente, la tengo così, lì. Non si sa mai, magari per qualche micro pezzo, non lo so neanche io perché la sto tenendo, proprio mi piange il cuore buttarla tutto lì. Niente, comunque io chiudo qui questo vlog, così appena carica l'altra iniziamo a provarla, non vedo l'ora. Sono contentissima e poi sto aspettando l'altro corriere, vediamo un attimo se deve arrivare entro oggi. Quindi aspettiamo, io vi mando un bacino, grazie per aver condiviso questa emozione con me, vi saluta anche Bubi. Hai ragione, principessa vi saluta. E scriveteci nei commenti se vi è piaciuto il piccolo sketch della principessa. Vero amore? Mettete like e cliccate la campanella. Un grosso bacio. Ciao! Ciao!